Devalla con una domanda banale banale, ma chi ve l'ha fatto fare? No, perché mettere, ho parlato con, cioè, vedendo il risultato di questa brevissima conversazione, mi pare che i monti si stiano un po' avvicinando, ma credo che all'inizio, quando voi siete partiti, quindi credo addirittura lo scorso anno, perché poi c'è stata una prima tappa a marzo, eccetera, non sia stato così semplice, mi sbaglio? È stata effettivamente una sfida, perché affrontare questo tema, questo focus del DJ, rappresentava effettivamente un'innovazione. Ma perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché intanto SkillHub sempre ha come obiettivo quello di rispondere alle esigenze di professionalità del nostro mondo imprenditoriale. E come lo facciamo? Lo facciamo con metodologie innovative, e quindi ci siamo chiesti perché non affrontare questo tema che ci consentiva di trasferire in questa sperimentazione un aspetto fondamentale, che era quella del metodo. Quindi metodo, innovazione metodologica, e questo ha fatto sì che partissero questi focus group, questi gruppi di lavoro. Quindi abbiamo concretamente messo a punto una metodologia che ha dato risposte per noi molto soddisfacenti. Ecco perché si diceva prima, come fare dialogare questi mondi, no? Allora, al di là del lavoro e volontà, devi avere degli strumenti. Allora, io credo che la formazione manageriale possa dare molto all'alternanza scuola-lavoro, soprattutto perché utilizza sempre strumenti che sono di grandissima interazione, quindi coinvolgono molto le persone. E qui apro anche un po', come dire, una sottolineatura per dire che i licei, noi abbiamo trovato sicuramente delle persone bravissime che si sono messe in gioco, però è chiaro che dovendo ascoltare le voci degli uni e degli altri, la riflessione è stata, ecco, probabilmente questa innovazione che noi oggi poniamo nella nostra didattica della formazione manageriale, possiamo trasferirla anche nella scuola, possiamo trasferirla ai formatori, perché è chiaro che oggi dobbiamo non solo imparare ad imparare, come ci è stato detto e sottolineato più volte, che mi sembra che sia veramente un must per il nostro oggi e anche il futuro, ma soprattutto dobbiamo avere questa capacità di utilizzare un metodo efficace e di trasferire un modo di lavorare. Sarei veramente felicissima di avere, tra virgolette, un'indicazione, non tanto di ricetta, ma quello che mi viene da pensare, e riporto un po' il mio vissuto all'inizio di questa esperienza, che mi ha molto colpito per la grande disponibilità e il grande coinvolgimento. Sicuramente c'è la necessità, sia da una parte che dall'altra, di creare uno scambio e una visione in termini di cultura. Quindi secondo me una grande parola è quella del cambiamento di approccio, il cambiamento culturale, perché questa connessione, questa spina che si connette, che si unisce, non sia soltanto una cosa che resta lì, e ci sono nei racconti che sono stati fatti delle esperienze di successo da questo punto di vista, che chiaramente possono andare avanti. Di certo non ci si può fermare né nell'apprendere né nell'innovare né nell'accettare la diversità che viene da due mondi. Gli insegnanti, io mi sono un po', ho detto, ma adesso andiamo a fare questa cosa, chissà, compresi che io che vengo dal liceo classico, Alessandro Volta di Como, non sono torinese, vivo a Milano, insomma, il liceo classico Alessandro Volta era il liceo classico, perché il Paolo Giovio scientifico era già tutta un'altra cosa, insomma, o si faceva il Volta o si faceva il Volta. E devo dire che un po' questa, anche nella mia esperienza professionale, qualche volta questo aspetto io l'ho un po' rivissuto e ritrovato nell'approcciare
il lavoro che abbiamo fatto insieme al dottor Valtugliano, e poi illustreremo anche, perché immagino che un po' vi incuriosiscano, no, i risultati di quello che è venuto fuori. Insomma, abbiamo lavorato per parecchie ore con diverse persone insieme, però era un po' depresso, ma guarda un po', chissà che poi avranno, diranno che loro sono più bravi, le aziende diranno che loro sono più bravi, che le competenze che servono sono solo quelle delle aziende, e poi noi insegnanti ci abbiamo già un sacco di cose da fare, cosa mai vorranno ancora da noi? Ecco, io non sono in grado di rispondere a questa domanda se non attraverso quello che appunto già un po' espresso, pensando a un cambiamento di approccio ancora di più. Cioè passare da un discorso di obbligo a un discorso di attenzione, di interesse, secondo me è forse un po' il primo passaggio. Questo un po' c'è già, non è che non ci sia, le esperienze che sono state portate secondo me ci sono. Però io che sono una pratica fattiva di quelle che si scordano tanto le mani, mi piacerebbe proprio poter continuare su questa linea coinvolgendo sempre di più gli insegnanti. E non è che tutti dobbiamo per forza fare questo, cioè ci deve essere un'adesione, è un'adesione che vuol dire anche il piacere di fare le cose. Le altre parole che mi colpiscono molto e su cui credo gli insegnanti possano essere modo significativo coinvolti, ma perché li vedo poi, che mi occupo sia di orientamento per i giovani, sia poi di formazione manageriale. Io vedo molto spesso questi giovani veramente sbarrellati nel mondo, cioè della linea, questo mondo, questo sconosciuto, cosa vorrebbe fare? Motivazione, orientamento, ma concretamente, ma come fanno a scrivere delle cose? Cioè, fanno ogni tanto, io vedo dei CV ancora cartacei, anche se ci sono altri modi per, che sembrano delle quarte di copertina degli spartiti musicali, non c'entrano niente, nessuno le... Quindi, secondo me sono tanti i filoni su cui andare a lavorare. Di fondo credo che ci debba essere una grande volontà e disponibilità a un cambiamento culturale di approccio, perché queste spine siano veramente unite. Deva, una curiosità che mi veniva mentre prego, guarda pure il microfono. Ma questo progetto coinvolge solo i licei scientifici o anche i classici? Anche i classici. Anche i classici. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, e poi c'è stato tutto questo focus group che il lavoro. Certo, quattro focus group. Okay. Di cui Valtugliano ci tira le fila. Invece è stata una bella esperienza di contaminazione, ma abbiamo toccato con mano innanzitutto la sapienza del progettare insieme, perché è stato speso molto tempo per pensare questo format e lo abbiamo fatto con una modalità particolarissima che è quella di uno scambio esperienziale, cioè abbiamo provato innanzitutto a contaminare noi stessi che venivamo da esperienze diverse anche di aziende, e questo è un fatto molto importante, e poi abbiamo innestato questa sapienza del collegare le differenze alla capacità di connettere dei mondi che sono apparentemente lontani, in cui ci sta un reciproco spaesamento. E da questo vorrei partire per introdurre il tema di che cosa sia, proviamo a farlo se è possibile con qualche slide, uno spaesamento che in certo qual modo deve essere ricucito da qualche parte, perché è vero che quando arrivano, si diceva poc'anzi nella prima parte del talk, nelle aziende, gli uomini d'azienda li guardano questi ragazzi e dicono: chi sono questi mostri, da dove vengono, cosa hanno fatto finora? Ed è pur vero che invece quando sono le aziende a presentarsi alle imprese, ovviamente le distanze sono abissali. Quando avviene il contrario, no, il rischio è che neanche si comprendano questi mondi. Allora, cosa abbiamo fatto con i focus group? Abbiamo voluto mettere a fuoco alcune cose fondamentali, ma l'abbiamo voluto fare anche con una modalità particolare, che è quella laboratoriale, con uno stile particolare. È stato mettersi in gioco innanzitutto, perché trovare parecchi adulti che hanno adottato per esempio le carte Play 40, che non possiamo presentare negli aspetti tecnici, diciamo, ma che sono un gioco fatto con delle carte vere e proprie, non è una cosa di tutti i giorni. Impegnare qualche manager di azienda a fare questo e qualche preside e professori insieme è una bella sperimentazione, che ovviamente ha la possibilità di essere replicata nei mondi di approdo.
è stato un laboratorio per sperimentare nel creare idee da idee, e l'obiettivo che ci siamo dato è questo: condividere una prospettiva di lavoro in una logica di scambio relazionale in cui si scoprono affinità, si riconoscono le differenze di veduta e si creano sinergie, si genera spirito di gruppo. È tutto quello che noi abbiamo sperimentato realmente. La metafora che ci ha accompagnato in questo percorso è molto bella, è l'inventore delle carte Play 40, che dice questo: progettare è come lanciare un sasso in uno specchio d'acqua, le onde si propagano in tutte le direzioni, verso il futuro e verso la persona che lo ha lanciato. Ma vediamo un po' che cosa è successo, perché la prima fase delle carte Play 40 si è tradotta in un secondo momento più costruttivo, più performante, perché abbiamo provato con una dinamica, anche qui molto interessante, una sorta di brainstorming strutturato in più livelli, a far nascere delle possibili piste e prospettive di lavoro, identificando gli asset tematici di raccordo tra scuola e impresa, raccogliendo i bisogni dei due contesti educanti, identificando attese, prospettive e possibili piste di lavoro e infine sperimentando in prima persona metodologie innovative da riutilizzare nell'ambito delle esperienze di alternanza scuola e lavoro, che ovviamente richiedono una interlocuzione diretta tra impresa e scuola. Le riflessioni che sono state fatte questa sera: gamification, action learning, saper costruire mappe concettuali e operare in rete. Sono valori veramente molto forti, sono sollecitazioni che mi sento di poter dire anche sfidanti. Non è trascurabile tutto quello che è emesso, la forza di quello che è stato rappresentato qui, che ovviamente deve poi innestarsi in percorsi concreti. E qui è l'ultima slide, la penultima slide, il set delle competenze. Quali sono i valori su cui bisogna giocarsi, ovvero quali sono le dimensioni che vanno coltivate da parte dei ragazzi? Ovviamente la concentrazione massima è su quelle trasversali, sulle soft skill, perché sono quelle che fanno la differenza. Se coltiviamo quelle, evidentemente l'imprenditività, intelligenza emotiva, le competenze di cittadinanza, il problem solving, le competenze digitali, la gestione del cambiamento, la gestione della complessità, la relazionalità, il team building, il project working, ma sono tutte cose, ripeto, non posso soffermarmi più di tanto su questo, che ovviamente nei percorsi formativi, e poi rappresenteremo, vi daremo un'esemplificazione, sono un precipitato molto significativo. Vi diamo una domanda: superare anche l'idea dei role playing in senso stretto, 9 cortometraggi e un film didattico, ma sostanzialmente per raggiungere l'obiettivo che è detto sotto, un trinomio strategico, cioè l'idea era questa: se noi proviamo a innovare la didattica, otterremo delle competenze attive, faremo salire il tasso dell'occupabilità. A valle di questo percorso, è un dato significativo da citare, stiamo parlando di circa una settantina di persone che hanno fatto un percorso di 6 mesi, nei successivi 6 mesi il tasso di occupazione di queste persone è di circa il 60% nei soli primi 6 mesi, e non stiamo parlando di assunzioni in realtà aziendali di poco conto, ma significative come può essere Monte dei Paschi, BNL, Assicurazione Generale, Intesa San Paolo e via discorrendo.